Ben ritrovati tutti gli amici delle Fonti TV. Il FIB a 19.510, in rialzo dell'1,44%. Apertura positiva questa mattina per tutte le borse europee. Il FIB aperto a 19.300, conquistando poi un massimo a 19.535, mentre il minimo è praticamente il livello di apertura a 19.300. Ben impostata anche la piazza finanziaria di Francoforte a 11.584, in rialzo dello 0,8%. Abbiamo l'Eurostoxx a 3.238, in rialzo dell'1,09%. Anche le altre piazze europee battono al rialzo: l'Ibex a 9.139 recupera l'1,63% dopo la notizia che i costi per l'apertura di nuovi mutui passeranno nuovamente ai cittadini. Abbiamo avuto questa impennata anche dell'indice spagnolo. Per quanto riguarda invece il CAC 40, siamo a 5.139, in rialzo dell'1,27%. Lo spread BTP Bund si mantiene sotto i 290 punti base, mentre per quanto riguarda il 10 anni italiano ci troviamo in flessione dell'1,70% a 3,31%, mentre il bond a 2 anni italiano a 0,87,5% in flessione del 7,20%. Ovviamente argomento di giornata è l'America al voto, boom soprattutto di affluenza alle urne per questa elezione di medio termine negli Stati Uniti, che ha cambiato gli equilibri all'interno del congresso. Infatti abbiamo avuto la conquista da parte dei democratici della Camera. Secondo le ultimissime rilevazioni siamo a 219 seggi per i democratici e 193 per i repubblicani, mentre i repubblicani mantengono ben ferma la conquista del Senato con 51 seggi appunto a carico dei repubblicani a fronte di 45 per i democratici. In testa anche il numero di governatori repubblicani a 25 contro i 22 democratici. E commentiamo questi risultati in compagnia di Alan Friedman. Buongiorno, ben trovato alle Fonti TV. Buongiorno a voi. Ecco, come potremmo interpretare questo voto? Un voto che sin dall'inizio è stato un po' un referendum sulla figura di Trump, pro o contro Trump. È effettivamente una sconfitta per i repubblicani per Trump, o secondo alcuni in realtà ha mantenuto saldo quello che è il suo potere? Well, per le Fonti TV vediamo l'aspetto economico e finanziario, perché è interessante. L'economia americana è a gonfia vela, cioè la disoccupazione è 3,7%, il PIL cresce 3%, cresce 3,5%, 4%, cioè è un momento positivo, breve, perché secondo me anche l'America rallenterà e anche l'America troverà che si è creato forse un periodo artificiale gonfiato dei tagli delle imposte che aiuta la crescita PIL per 2-3 anni e poi rischia recessione. Però l'economia va bene, ma Trump invece di parlare dell'economia ha preferito fare la politica di spaventare la gente con la retorica incendiaria sugli immigrati, sui messicani, sui musulmani, sul muro, sulla caravana di immigrati venendo dall'America Latina. Addirittura ha mandato l'esercito americano al confine di Messico, 15.000 uomini, in una chiaro utilizzo politico dell'esercito americano. Tutto questo ci ha portato a una situazione in cui i repubblicani hanno il Senato, e questo vuol dire che Trump non può essere condannato per impeachment, perché è il Senato che condanna, mentre i democratici hanno la Camera, e questo vuol dire se la Russiagate sviluppa probabilmente indagini, inchieste e anche paralisi legislativo per Trump ci aspetta dalla Camera Democratica. Un periodo di paralisi, un periodo di divisione, e un Trump che potrebbe comunque cercare di farsi rieleggere nel 2020 anche sotto impeachment. L'altro aspetto interessante è che i mercati non sono spaventati dal fatto che i democratici hanno la maggioranza nella Camera, anzi per i mercati forse è quasi rassicurante, perché vuol dire che il sistema americano funziona, che finalmente
c'è un po' di equilibrio e non è solo un governo che controlla la Corte Suprema, il Congresso e la Casa Bianca. E questo anche per i mercati vuol dire più stabilità. Quindi la questione è più complessa di quello che sembra una vittoria o un pareggio. Se vogliamo chiamarlo un pareggio, Democrat-Republican, ok, 50-50. Ecco, quali sarebbero le riforme più a rischio adesso? La riforma. Le riforme volute da Trump che adesso rischiano, di essere bloccate appunto dalla Camera a maggioranza democratica. Diciamo che Trump più o meno nei primi 2 anni ha ottenuto tutto quello che potrebbe desiderare per 4 anni, nel senso che due giudici della Corte Suprema per la sua base è fondamentale, gente anti-aborto, anti-gay, anti-afroamericano, cioè gente purtroppo fra razziste e persone discutibile alla nostra Corte Suprema, molto problematico questo, ma quello Trump ha fatto. Taglio delle imposte ha fatto per 1.500 miliardi di dollari, che come in Italia, nel suo piccolo, anche in America, se tu finanzia il taglio delle imposte in deficit, in debito, guarda il caso, anche tu potrebbe in futuro avere un problema con la tua montagna di debito pubblico. E questo sarà il patrimonio che Trump lascerà ai mercati e all'America, all'economia, una montagna di debito aumentato da 2.000 miliardi di dollari. Però per Trump la deregolamentazione, i tagli dell'ambiente, ritiro del patto sul clima, ritiro sull'accordo Iran, ha fatto tutte queste cose. L'amicizia con Putin forse può continuare, ma alla fine Trump sarà, secondo me, più occupato nei prossimi 2 anni a difendersi da tanti attacchi, tante indagini, tante accuse. E ci saranno dei nuovi bassi nella politica americana. Però il mercato può anche essere staccato di tutto questo per un po' e poi può risentirlo. Secondo me a un certo punto, se Trump veramente è in pericolo, il mercato potrebbe anche essere molto insoddisfatto. Quindi la cosa interessante che ha sottolineato è che abbiamo avuto una chiusura positiva dei mercati americani proprio perché hanno visto che il sistema elettorale funziona, il sistema comunque dell'alternanza. I nostri checks and balances, i bilanciamenti, come si chiama in italiano? Cioè Congresso, Corte Suprema, Casa Bianca, che uno controlla l'altro, questo è il sistema americano. E finora non avevamo avuto. Con i democratici alla Camera possono forse bloccare qualche cosa, forse se Trump volessi veramente togliere la sanità universale da altri 20 milioni di americani o tagliare l'assicurazione del nostra assistenza sociale, forse i democratici lo bloccano. Per me questo è un bene, e anche per i mercati, perché se un estremista esagera troppo, rischia l'effetto Maduro. Vero. Intanto un altro aspetto da sottolineare è che rimarrà accantonato il progetto di riforma anche della Fed che in qualche modo Trump voleva. Speriamo, speriamo. La Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, deve rimanere indipendente, come la Banca Centrale Europea deve rimanere indipendente. Mario Draghi l'ha detto molto chiaro, molto bene l'altro giorno, cioè la credibilità delle banche centrali che stampano la nostra moneta, che ci piace l'euro o meno, la credibilità dipende dalla sua indipendenza dal potere politico. Trump ha violato ogni regola nel manuale. Ha attaccato il Fed, ha detto che era dispiaciuto, ha detto che la loro politica monetaria era orribile. Un presidente degli Stati Uniti, così non solo caffone, ma anche, non so se si può dire, stupido, uno che rischia problemi con i mercati, cioè è molto problematico. E quindi io spero che la riforma della Fed che Trump vuol fare fallisce. Questa sarà anche una lezione però per i democratici, perché si è visto un boom di affluenza, soprattutto dei più giovani che si sono recati al voto. Quindi sarà magari anche da stimolo per i democratici a trovare effettivamente un leader carismatico e dotarsi anche di un suo programma. Sì, sulla parte che io considero più positivo per la società americana e la politica,
cominciano a emergere diversi nuovi volti possibili candidati per 2020. La senatrice Kamala Harris di California, una donna non bianca, ma moderata, carismatica e con molto appeal, potrebbe candidarsi. Elizabeth Warren, senatrice, probabilmente troppo di sinistra, mentre Joe Biden, l'ex vicepresidente sotto Obama, probabilmente è troppo vecchio. Quindi, però, io sceglierei Beto O'Rourke come il nome che dovete seguire. Beto, B-E-T-O, O'Rourke. Quel candidato per il Senato a Texas che ha quasi battuto il senatore Ted Cruz, repubblicano, cioè un democrat molto carismatico, molto progressista, ma anche pro-business. Interessante. Il nome che secondo me può emergere più per la Casa Bianca, per i democratici, si chiamano Beto O'Rourke. Vedremo quindi se sarà effettivamente il candidato dei democratici per la corsa alla presidenza degli Stati Uniti. Ecco, noi le diamo appuntamento domani all'HR Forum perché interverrà in Borsa Italiana per l'evento organizzato dalle Fonti, l'appuntamento quindi a Palazzo Mezzanotte a partire dalle 9 e meno un quarto con la sua introduzione. Sì, domani mattina al Palazzo Mezzanotte parlerò delle prospettive per l'economia e la finanza in Italia, nell'Europa e a Wall Street, e parleremo di come si naviga a vista in questo periodo di incertezza. Bene, io la ringrazio di essere stato con noi anche oggi e quindi appuntamento domani.